Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Abbiamo con noi un personaggio che credo non abbia, una persona che credo non abbia bisogno di presentazioni. Lui è Vittorio Sgarbi. Buonasera Vittorio Sgarbi. Eccolo qua, sono eccolo qui. Allora, noi abbiamo qui in studio Laura e Sabrina che sono pronte per farle alcune domande. La parola la diamo immediatamente a Laura. Vai Laura. Innanzitutto buonasera e voglio dirle che è veramente un piacere immenso parlare con lei. Grazie. Allora, lei è un personaggio pubblico che su qualsiasi argomento ha la capacità di esporre il suo pensiero, articolandolo con determinazione e competenza le sue opinioni. Da che cosa trae la forza per questa verba espositiva? Ma dalla mia formazione, da quello che mi è capitato, da mia madre, da mio zio, dagli anni del collegio, da vedere la realtà e dover dare risposte alle situazioni che mi sono trovato, quindi probabilmente dire appunto la mia adolescenza. Molto appassionato, devo dire. E un'altra domanda è quanto il contributo dei privati può sostituire l'intervento dello Stato nel recupero e nella conservazione del patrimonio artistico italiano? Ma il contributo dei privati è comunque quello di ogni cittadino che paga le tasse, per cui molto spesso le paga per opere inutili e quindi si rammarica di pagarle, ma se sapesse che i suoi danari vanno per qualcosa di utile e di importante, ne sarebbe compiaciuto, per cui ognuno di noi contribuisce allo Stato e quindi non si dà uno Stato che non sia fatto di privati. Lo Stato vive con i soldi che ognuno di noi nel suo lavoro gli dà. Se poi qualcuno vuole aumentare la propria contribuzione attraverso una volontà di dare più di quello che gli viene chiesto, a questo punto il privato sostituisce lo Stato soprattutto nella determinazione della scelta, perché mentre i soldi io pago per le tasse non posso indirizzare dove vadano, perché questo lo stabiliscono quelli che governano e che amministrano, io liberamente di quello che non mi viene richiesto posso fare l'uso che voglio e quindi rendermi conto che ci sono cose più urgenti, più importanti, più utili, e quindi essere io lo Stato, sostituire lo Stato che non c'è. Quello che io ho visto fare a molte fondazioni quando ero a Venezia sovrintendente, erano poi soprattutto fondazioni straniere coordinate dall'UNESCO, e ho deciso di fare quando in Italia è insorta la polemica sopra i vitalizi, che peraltro sono perfettamente legittimi, che io ho percepito negli ultimi 10 anni dopo aver finito la mia attività parlamentare italiana e europea, e visto che c'erano queste retoriche e dichiarazioni sopra il vitalizio, ho ritenuto che avendo altre fonti di guadagno, i soldi del vitalizio per un ammontare negli ultimi 10 anni intorno ai 600.000 euro potessero essere utilizzati per interventi relativi al patrimonio artistico, quindi ho proprio nello specifico fatto un atto che indirizza il vitalizio verso una finalità che io stesso determino senza dover rinunciare al denaro, perché lo Stato lo spenda in modo immondo, inverecondo o mafioso, distruggendo il paesaggio con energia eolica o fotovoltaica e altri orrori in cui i soldi che paghiamo di tasse sono determinanti per distruggere il paesaggio italiano. Quindi io non voglio contribuire a un'azione distruttiva, posso contribuire per mia scelta a qualcosa che ritengo giusto e per cui intervengo senza che lo Stato me lo chieda. Questo è stato un gran gesto e personalmente la ringrazio infinitamente, perché veramente lei è l'unico, credo, fino adesso, e spero che molti altri seguano il suo esempio. Altro tema spinoso, legittima difesa, in eccesso o in difetto? Visto l'episodio del tabaccaio di Lodi, qual è la sua opinione in proposito?
che non c'è mai eccesso di legittima difesa. Chiunque trasferisca deve mettere in conto lui il rischio che corre. E qui c'è un trasferimento rovesciato, per cui io sono aggredito e quindi devo preoccuparmi del rischio che corro io e salvare la mia vita, che è messa a repentaglio da chi mi aggredisce. Invece nella logica di questa legge ridicola, io vengo aggredito, devo preoccuparmi di quello che capita a quell'altro. Basta che l'altro non rompa i coglioni, quindi mi pare talmente evidente, se uno viene a casa mia o mi aggredisce, la reazione mia non è, visto che sono alterato, visto che vengo messo in una condizione di difficoltà, non è che posso anche misurare la mia reazione. Se ho una pistola gli sparo, se non ce l'ho gli sparo, ma cerco di difendermi con le mani. Quindi gli strumenti che ho determinano una reazione che non posso misurare essendo io preoccupato di quello che può capitare a quello che mi aggredisce. Quindi bastava che quei quattro delinquenti non andassero in quel ristorante, non sarebbe capitato nulla. Entrano dentro, viene aggredito il proprietario che ha 67 anni, quindi una persona matura, da quattro giovani, e lui deve stare attento a cosa fargli. È un'idiozia totale, quello non è un omicidio volontario, è difesa proporzionata all'aggressione. L'aggressione, quando uno ti aggredisce, se uno aggredisce lei, può o aggredirla per darle un bacio, o aggredirla per violentarla, o aggredirla per uccidere, e dovrebbe sapere qual è la finalità dell'aggressore per decidere come reagire. Ma non ho capito, lei reagirà come ritiene di reagire sul piano della sua condizione psicologica. Essendo aggredita può reagire anche con molta violenza, ma è una violenza che non ha deciso lei, è stata decisa dall'aggressore. Quindi mi pare che sono tutte delle stupidaggini queste sulla gradazione della legittima difesa. Che uno stia a casa sua e non rompe i coglioni, che uno non venga a fare cose che alterano il mio equilibrio, perché ho anche un equilibrio psicologico per cui posso avere un eccesso di difesa, ma l'eccesso di difesa nasce da un'azione, non è che io ho l'eccesso di difesa che parte prima dell'attacco, è la reazione all'attacco. Quindi per evitare i rischi basta che uno sia a casa sua e non si metta a fare il delinquente a casa degli altri. La ringrazio infinitamente e passo la parola alla mia collega Sabrina. Buonasera Vittorio. E allora un altro caso scottante, un altro tema spinoso sociale italiano. L'Italia non è libero arbitrio. Il suo pensiero, il suo giudizio e il merito al caso di DJ Fabo, che ha deciso di andare a DJ Fabo, che ha deciso di andare. Beh, espresso, tra i diritti dell'uomo c'è anche quello di interrompere la vita, per cui siccome non c'è una legge che possa accelerare il suicidio, perché il suicidio prevede che tu sia morto, allora non vedo perché bisogna impedire a qualcuno che ha una non vita, perché non è in grado neanche di uccidersi, cioè non solo non è in grado di vivere bene, ma non ha neanche le forze fisiche per potersi uccidere. La sua volontà deve quindi essere interpretata da qualcuno che decide se lui vuole rimanere in quelle condizioni in vita, oppure, tenuto conto che quella è una non vita perché non si può muovere, non può vedere, non ha la disponibilità del suo corpo, a questo punto non si può sanzionare qualcuno che lo aiuta interpretando il suo pensiero. Quindi è tutta un'altra stupidaggine di un paese dove l'unica cosa che ha saputo fare è stabilire le unioni gay come se queste fossero una conquista civile, mentre sono evidentemente una fregatura come tutti i matrimoni, e questa è l'unica cosa che sono riusciti a fare. Poi il fine vita, che è un diritto evidente e che è legato alla volontà di vivere, se questa volontà cessa non è che io devo essere costretto a vivere nonostante la mia volontà, perché non ho gli strumenti per uccidermi da solo. Quindi mi pare che il caso fosse chiarissimo: lui aveva espresso quella volontà, non poteva muovere il corpo, non vedeva, e quindi qualcuno l'ha portato in un luogo dove è stato messo nelle condizioni di rinunciare alla sua vita, che poi, come dicevo, era una non vita, non era una vita, perché uno non può dire che sia vita essere cieco, non potersi muovere, non avere la disponibilità della propria azione fisica. Ho capito.
è una cosa, insomma, diciamo che per quello che ho visto io, qui in Italia si sta solamente varando, si parlerà di fare una legge, ma riguardo solamente il testamento biologico, cioè non si parla di tutt'altra tutela, almeno fino a tutt'oggi, per cui diciamo che ancora... Adesso non lo so cosa farà il Parlamento, ma è certo che il punto di partenza è proprio il caso di questo DJ che ha dato tutti gli elementi per escludere che ci siano complicità o responsabilità in chi non fa altro che essere la protesi del tuo pensiero. Quindi il caso emblematico, il caso di fattispecie, non può prevedere che il radicale Cappato sia processato come se avesse lui ucciso. Lui non ha ucciso, lui ha dato la mano a uno che non ce l'aveva, per cui è un'operazione che non può essere interpretata in modo distorto. E neanche si può pensare che uno sia costretto a vivere contro la sua volontà. Certo. Laura, Antonietta, vado avanti o lascio a voi? Vai pure avanti. Vai avanti. E allora torniamo un attimino alla politica, dottor Sgarbi. Due sindache a confronto, due sindache appartenenti allo stesso movimento politico, ma parliamo di Virginia Raggi. Secondo lei come la vede questa sindaca? Ingenua, incompetente o furba? Un incapace totale che fa vergognare l'Italia davanti al mondo e umilia una grande città come Roma, che non può avere un incapace totale, profondamente disonesta, perché la disonestà non è nel rubare, che ovviamente vale per ogni cittadino, è nell'essere incapaci. Il vero politico disonesto è il politico incapace, uno che fa una cosa che non è in grado di fare. È come un insegnante di cinese che non sa più il cinese. Diciamo, ma è così onesto, è così buono, vuole bene alla moglie. Uno da un medico non cerca la fedeltà coniugale o la moralità dei comportamenti, cerca che sappia fare bene l'operazione che gli è chiesta. Quindi l'onestà del medico è legata alle sue capacità, l'onestà del politico è legata alle sue capacità. Se un politico è incapace, è anche disonesto. Sempre esaudiente nelle sue risposte. Parliamo un attimino di politica internazionale, parliamo di Trump, parliamo del trumpismo. E secondo lei c'è un Trump in Italia? Ce ne sono vari, insomma. Chiunque abbia una personalità forte è più vicino a Trump che a un pesce lesso, quindi di fatto, al di là della posizione politica, Trump ha mostrato determinazione e carattere, e questo lo rende simile a Renzi, a De Luca, a me, a tanti, che non lo rende simile a Gentiloni. Gentiloni è certamente una personalità opposta a quella di Trump, ma Renzi è una personalità invece molto vicina a Trump, quindi non è la posizione politica dichiarata, ma è la psicologia, il temperamento, la volontà determinata, il tentativo di rendere operative le proprie idee, e questo è l'aspetto positivo di Trump. Ok, io invece vorrei farle una domanda un pochettino più leggera, se vogliamo, senza scopi di politica o altro. Io sono una grandissima tifosa della Roma, a casa mia si respira, purtroppo, per fortuna, io questo non lo so, soltanto aria romana con colori giallorossi. Cerchiamo già da adesso di influenzare quelle che sono le nostre nipotine di 3 anni e 5 anni, forza Roma. Però ho notato, può darsi anche che sia una mia impressione, che lei Totti non piaccia più di tanto. Come mai? No, Totti no. Mi piace come calciatore, ma non lo prenderei come urbanista, neanche come dentista, neanche come cardiologo. Quindi sempre questa povera disperata della Raggi. Se per fare uno stadio, invece di chiamare dei tecnici e delle persone esperte che vogliono difendere la bellezza di Roma, chiama Totti, fa un cortocircuito per cui prende una persona che è amata ed è nota per coprire delle porcherie. Quindi Totti, per me, anzi adesso pubblicherò un intervento di Totti in cui mi ringraziava e gli spiegavo delle opere d'arte, e i nostri rapporti sono sempre stati buoni. Poi quando io l'ho criticato, non come persona, come calciatore, ma come quello che era stato chiamato dalla Raggi per difendere un immondo progetto
speculativo e selvaggio di distruzione del panorama della città voluto dal presidente della Lazio, che è un americano che vuole fare quell'operazione per speculare. Grillo ha detto non si farà, e poi invece la Lazio ha detto si farà soltanto lo stadio. Patrotti è intervenuto per legittimare anche i tre grattacieli immondi, e non mi pare che uno non debba essere criticato se vuole, lui che è romano e quindi in questo caso romanista, distruggere la sua città. Quindi meglio difendere Roma che difendere Totti, ma nella fattispecie io ho semplicemente detto che non mi sembrava la persona da chiamare, se non per demagogia, per una vicenda che riguarda l'architettura urbanistica. Quindi non andrei da Totti per farmi fare un'operazione al fegato, e quindi non vedo perché Totti debba essere chiamato, se non retoricamente, per difendere lo stadio, che poi non è solo lo stadio, ma è anche un'area speculativa di rara bruttezza. Ok, io avevo avuto invece un'altra sensazione. Comunque grazie moltissimo per la sua risposta. Un'altra domanda frivola. Lei è un uomo, diciamo dire, molto affascinante. Si è mai chiesto perché piace tanto così alle donne? Ma in generale, perché quando noi la vediamo in TV, la prima cosa che appare logicamente è il suo volto, che ci affascina tantissimo. A me perlomeno fa quell'effetto. Si è mai chiesto il perché? Come? Non ho capito, quale volto? Il suo viso. Sì. Ecco, mio. Come mai piace così tanto alle donne? Piace alle donne? Beh, questo bisogna chiederlo alle donne. La cosa più logica, no? Io esisto, mi manifesto il mio carattere, che è di per sé virile, perché appunto la virilità non è soltanto quella del corpo, ma è quella dell'intelletto. Una donna che è normalmente attratta dal carattere di un uomo lo riconosce immediatamente in me, presumo, per cui il fatto che il mio viso sia in realtà la forma, il modo con cui si manifesta il mio carattere, crea quel nesso che lei immagina, per cui non è la faccia in sé, non è la faccia di una, anche di una statua, ci sono delle statue che pure sono creazioni dell'uomo, che hanno più potenza perché l'artista è riuscito a trasmetterla attraverso la sua forma, e quindi la faccia non è altro che l'espressione interiore dell'uomo, cioè è il modo con cui il volto manifesta lo stato d'animo. E quindi se lo stato d'animo piace o piacciono le cose che io faccio, la mia faccia piace perché ne è in qualche modo la rappresentazione, è il volto delle mie parole. Grazie, ripasso la linea alla nostra Sabrina. Vai Sabrina. Eccomi. E allora, dottor Sgarbi, c'è una bellissima intervista dove lei accompagna suo padre per la promozione di un libro. Lei mi parla sempre, dedicato a sua moglie, dedicato a sua madre. Lì si vede uno Sgarbi totalmente diverso da quello che viene definito tante volte l'urlatore seriale. Si vede proprio l'uomo anche in tutta, a mio parere, la sua dolcezza. E la domanda è questa: quanto deve ai suoi genitori per la sua innanzitutto formazione culturale, ma oltretutto la sua passione per l'arte? Ma l'ho detto all'inizio, devo in diversi momenti a diverse persone, a una parte di quello che sono, per la parte letteraria certamente a mio padre, che era un grande lettore, aveva libri fondamentali e importanti per la mia formazione. Mio zio parimenti era un grande letterato e mi ha influenzato più di ogni altro. Mia madre mi amava e quindi tendeva a partecipare a quello che io consideravo più importante, e quindi quando io mi sono cominciato a occupare, quando ho iniziato a occuparmi in arte, lei mi ha seguito e quindi ha partecipato all'impresa, di cui si vede testimonianza nelle mostre della mia collezione che girano l'Europa e sono state anche in Messico le opere della mia collezione. Adesso andranno a Trieste con la prossima mostra che illustra appunto una collezione piuttosto ricca e fatta con il contributo di mia madre, certamente, quindi il rapporto con mio padre è più letterario e quello con mia madre è più legato all'arte.
La sua casa è un museo, infatti, sappiamo. Sì. Io avrei un'ultima domanda da farle. Io le sto parlando dalla Sardegna, precisamente da Porto Torres. Nel mio paese c'è una bellissima basilica. San Gavino, esattamente. Lei è stato appunto diverse volte in Sardegna, sia come turista ma anche per via della sua professione. Che cosa deve fare la mia Sardegna per rivalorizzare appunto i tanti siti che abbiamo, perché abbiamo veramente un grande patrimonio? Deve utilizzare gli uomini oppure i mezzi? Beh, no, deve semplicemente connettere i vari elementi che rendono la Sardegna attrattiva. Ciò che l'ha resa più attrattiva negli ultimi 3.000 anni è la Costa Smeralda, che è un'operazione commerciale che in parte ha degli aspetti positivi e in parte ha, come dire, sfigurato o trasformato alcune caratteristiche primigenie, ma non perdendole del tutto. Quindi, partendo dall'attenzione del mondo per la Costa Smeralda, si può estendere al resto della Sardegna attraverso una serie di collegamenti che incuriosiscano e attirino per le cattedrali romaniche, per la tradizione nuragica, per i retabili del Cinquecento, per le belle città che sono lontane dalla Costa Smeralda, oltre a Olbia, ovviamente Alghero, Nuoro, Oristano. Tutto questo ovviamente deve essere fatto a partire da una situazione privilegiata, che è quella che la Costa Smeralda è riuscita a raggiungere, e quindi ha una quantità di persone che arrivano, che possono essere distribuite attraverso richiami e seduzioni alle altre parti dell'isola. Per cui l'operazione non è difficile da fare. C'è un'agenzia, un ente o un'autorità pubblica prende in mano la questione e cerca di contribuire a mettere in miglior luce ciò che c'è. Può farlo anche un privato, ma questo è compito della regione. La regione per di più è anche autonoma, quindi può conquistare la sua autonomia anche facendo diventare la Sardegna una nazione. Quindi l'autonomia in questo caso significa: noi combattiamo non per la bellezza dell'Italia, ma per la bellezza della Sardegna, cosa che è perfettamente lecita. Grazie, dottor Sgarbi. La parola a Luigi, prego. Sì, buonasera dottor Sgarbi, una domanda da parte mia. La domanda è questa: come vede il futuro della politica italiana e soprattutto che cosa ne pensa del fatto che la Raggi abbia impedito la candidatura alle Olimpiadi di Roma? Che abbia impedito la candidatura di Roma per le Olimpiadi? È una idiozia totale. Le Olimpiadi sono una grande opportunità, al di là delle spese, indicano che una città è candidata. Quando una città è candidata può anche perdere, ma non si capisce che non deve partecipare. Non è che io a priori non partecipo, un idiota totale. La stupidaggine dello stadio è stato un tentativo di compensare l'errore gravissimo di avere legato le Olimpiadi a Roma con sommo gaudio di New York, di Budapest, di Londra, non so quante città fossero in concorso. Perché concorrere è un dato che non presuppone che tu debba disperdere denaro, così come lei ha indicato, per i denari spesi per le precedenti Olimpiadi come ostativi a una nuova presenza di Roma come città delle Olimpiadi. Quindi una pura cretina, sostanzialmente una cretina. Quindi c'è poco da fare, la politica italiana non esiste. Roma sembrava una piccola città in mano a questa delirante e non la capitale d'Italia, che doveva evidentemente essere presa in mano dalla Presidenza del Consiglio e avvocata a un'autorità più alta del sindaco, che andava di fatto commissariato. Qui andava commissariato il sindaco, o individuando un interesse pubblico generale, cioè italiano, che impedisse l'ultima parola alla Raggi. Un errore gravissimo. Dall'altra parte invece, dottor Sgarbi, abbiamo Chiara Appendino, sindaco sempre del Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda lei, che idea si è fatto? Non ho capito, 5 Stelle cosa c'entrano?
dall'altra parte sta parlando appunto della sindaca di Torino. Ah, sindaca di Torino è una brava ragazza, l'ho conosciuta, misurata, in una città con meno problemi di Roma, con debiti di cui si parla poco, ma che comunque non impediscono che la città e i suoi cittadini abbiano una coscienza civica, per cui non si fanno errori o colpi di testa, e quindi il funzionamento di Torino è garantito da una macchina funzionante al di là del debito pubblico. In realtà io credo che la Raggi sia stata il punto di origine della distruzione dei 5 Stelle, come una falla in una barca che affonda perché c'è un buco. Ora, per quanto i 5 Stelle sembrino conservare il loro consenso, è evidente che messa la prova del governo sulla più importante città italiana, ha dato un segnale così negativo che non potrà che distogliere voti. Io infatti ho immaginato di fare un movimento che si chiama Rinascimento, il cui compito è dare agli italiani una identità culturale, civile, che non c'è più nei partiti che sono spariti, ma che è nella grande tradizione culturale, che non soltanto è oggettiva, ma è riconosciuta in tutte le parti del mondo. Il mondo poteva anche non riconoscere Pannella o i comunisti o i liberali rispetto alle loro proposte, ma il mondo ha sempre guardato l'arte italiana come un valore assoluto. Quindi la sostituzione dell'ideologia con la cultura è il mio progetto, perché tutti i borghi d'Italia, tutti i luoghi meravigliosi siano messi a disposizione degli stranieri, oltre che degli italiani, in un rilancio straordinario della bellezza, che è la cosa più importante e più produttiva che noi possiamo contemplare. Un'ultima mia domanda: perché ci deve essere quasi imposto, no, il Presidente del Consiglio, in questo caso dopo Renzi abbiamo Gentiloni, perché non si dà nuovamente voce ai cittadini e si va al voto? A chi? Non ho capito. Ripeti, Luigi. Sì, dicevo, visto che dopo che ci sono state le dimissioni di Renzi, cioè il Presidente del Consiglio adesso è Gentiloni, perché non si ritorna a dare, diciamo, voce alla gente, a ritornare al voto? Perché sono dei coglioni, ovviamente, invece di fare subito la legge elettorale con un nuovo governo hanno traccheggiato, ma anche la legge elettorale adesso hanno dovuto rimettere in piedi le primarie per la segreteria del PD. Cioè, non è che l'Italia deve vivere per fare i comodi del PD, i partiti sono al servizio dei cittadini, non i cittadini al servizio dei partiti, per cui il PD è comunque in declino, come in declino 5 Stelle, manca un partito ottimista e soprattutto che non mette in evidenza soltanto le cose che non funzionano, le separazioni, le lacerazioni, per cui Renzi, travolto dal referendum, è stato costretto a rimettersi, a ricandidarsi, e tutto questo comporta per volontà della sinistra un ritardo sia nella legge elettorale sia nel voto, per cui si voterà il prossimo anno molto probabilmente, perché ormai i tempi sono troppo stretti, ma questo è qualcosa che poteva essere evitato se si fosse fatta subito una legge elettorale e se si fosse creato il problema della crisi con Renzi 3 mesi fa. Invece soltanto in tempi recenti si è stabilito che Renzi doveva ripresentarsi per avere una nuova legittimazione oltre a quella che aveva avuto con le primarie e con il voto politico e anche con il voto delle europee. Quindi la legittimazione il nostro Renzi ce l'ha, però deve riconfermarlo. Tutto questo deve essere un gioco di società in cui i cittadini assistono impotenti e devono vedere continuamente rimandato il momento della redazione. Per concludere, volevo semplicemente quindi farle un'ultima domanda io. La politica è fatta dai partiti o dagli uomini, a prescindere dagli schieramenti? La politica? È fatta dai partiti o dagli uomini, a prescindere dagli schieramenti? No, è fatta dagli uomini, anche perché i partiti non ci sono più, si è persa l'identità ideologica. Una volta
la politica significava essere liberali, essere repubblicani, essere democristiani, che era un'essenza. Oggi uno sta o di qua o di là, non c'è più destra o sinistra, quindi occorre soltanto pensare che sia qualcuno che ha delle capacità proprie, che al di là dell'ideologia o tenendola in distanza come eredità di un tempo che non c'è più, ha capacità reali nella visione di quello che è necessario perché l'Italia sia come è il primo paese del mondo. Tutto questo io sono pronto a rappresentarlo per l'avvenire. Per il passato l'hanno rappresentato dopo Mussolini, Craxi, Berlusconi e Renzi, e tutti e tre hanno fallito, come ha fallito Mussolini, ma erano posizioni di personalità forti, in qualche modo contrastate da un mondo di pusillanimi. Quindi da questo punto di vista abbiamo visto naufragare una politica fatta di personalità forti. Io sono convinto che comunque sia questa la chiave per fare una buona attività politica. Una volta che rotte le ideologie, uno deve essere un uomo intelligente, capace, pronto, veloce, e questo è stato in parte la fortuna di Renzi che oggi è appannata. E io sono convinto che sia l'elemento chiave per la scuola. Una scuola non è una buona riforma, ma è un buon insegnante. La politica non è un buon partito, ma è un bravo Presidente del Consiglio, e così via. Cioè, in sostanza, noi dobbiamo immaginare che è inutile sperare che ci sia una soluzione astratta. E proprio la magistratura, a sua volta, non è una riforma della magistratura, ma è un buon magistrato. Un buon magistrato con una legge cattiva può dare una sentenza buona, e un cattivo magistrato con una legge sbagliata, con una legge buona, può dare una sentenza sbagliata. Per cui negli individui c'è tutto. Io la ringrazio infinitamente per la sua disponibilità che ha sempre mostrato nei confronti di Radio Free Station. Spero di risentirla magari più in là. Le faccio tantissimi